Il Palio delle Contrade di Fano, per la sua quinta edizione, affronta una nuova sfida. Un cambiamento radicale di contenuti e di luogo dove ambientare la rievocazione, con nuovi giochi e giostre ed uno spostamento di data, ma senza tradire l'anima della manifestazione, che è la rievocazione storica con il massimo della fedeltà possibile, grazie alla continua collaborazione con la dottoressa Anna Falcioni, storica e docente dell'Università di Urbino. Sarà sempre il periodo malatestiano fanese e le vicende di Pandolfo III Malatesta al centro della rievocazione, ma non più lo storico pellegrinaggio al santuario della Madonna del Ponte, bensì il suo terzo matrimonio con la terza moglie, di 40 anni più giovane di lui, Margherita Anna Guidi, dei Conti Guidi di Poppi, nel 1427, poco prima della sua morte. E nuova anche la location, dicevamo, non più la storica pineta di Ponte Metauro, ma la Rocca Malatestiana. Nuovo anche il periodo, non più luglio, ma da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre. Quest'anno la sfida che loro vogliono lanciare, anche per motivarsi un pochino di più, visto che la rocca è stata restituita al pieno utilizzo, andare nelle propaggini della Rocca Malatestiana e della rocca stessa per mettere in scena elementi nuovi. Resta invariato il perno della rievocazione, ovvero la corsa all'anello, che sarà disputata nello scenografico fossato della rocca, ma saranno interessati anche altri spazi dalla manifestazione: l'area di parcheggio vicino all'Asur, dove verranno disputate alcune gare, parte di via Anolfi e di giardini adiacenti alla rocca. Questo per un maggior coinvolgimento di tutta la città, che è intrisa di tante testimonianze malatestiane, oltre alla rocca, le mura, le tombe della chiesa di San Francesco ed il Palazzo Malatestiano. Abbiamo deciso di spostare la manifestazione dalla pineta di Ponte Metauro alla Rocca Malatestiana, non tanto perché vogliamo fare un dispetto, vogliamo perché la città è più importante, ma essenzialmente perché vogliamo raccontare alla città e ai turisti i luoghi dei Malatesta. E quindi abbiamo iniziato nella pineta, siamo arrivati a una presenza di 10.000 persone, il picco dello scorso anno, e quindi abbiamo deciso in questo racconto di iniziare una nuova avventura, che è quella della Rocca Malatestiana. E quindi, come dicevo, trasformare la rocca non soltanto in contenitore, ma trasformarla in contenuto, quindi dargli il suo contenuto storico e raccontare ai fanesi la storia di quegli ambienti che noi abbiamo dentro casa. E quindi la scelta è stata quella di spostare la manifestazione alla Rocca Malatestiana, nella quale vi aspettiamo.